trata. Ciao, giuste 90. Giust, si diceva, scusami. Grazie, grazie.
Ciao Lufio! Di questa matitina, speriamo che ci assista fino alla fine. Ciao Vincenzo, ciao Rastmet. No, non sono arrivati i soldi, niente. Sono stato trollato, ma io vi ripeto, cioè proprio non capisco niente, quindi ero solo sgomento per il gesto inconsulto. Che infatti era completamente farlocco. Cioè almeno Streamlabs non dice zero donazioni, quindi immagino ce ne siano state zero. Oltretutto non è neanche partito l'alert. E quindi sì, dai. Chissà chi era. Ma soprattutto perché l'ha fatto. Cioè, per carità, petrolà, però dico boh.
figurati, cioè, non è manco, cioè, che obanno fa. Magari un giorno ci ripenso, gli vado a vedere un po' dei disegni, viene. Proprio zero. Cioè, finché non dà fastidio a voi, a me non me ne cambia niente proprio. Oltretutto ero pure in imbarazzo ieri perché c'è, cioè, proprio un... se fosse stato vero, cioè, cioè avrei dovuto mandare una stampa o qualcosa, cioè, nel senso, non posso prendere i soldi per niente, no? Perché non abbiamo pianificato nulla, cioè, nel senso, non è che dici, sai, uno fa un ragionamento ai fini del miglioramento del canale, allora uno può anche ragionare in termini di un piccolo apporto collettivo, ma francamente io non ce n'ho bisogno, quindi non, cioè, se voglio una roba, ho cambiato macchina fotografica, cambio macchina fotografica, non è che devo sta a fare tutto sto impiccio. Ah, boh, mi sembra poco corretto, francamente. Ma figurate, cioè, non è una questione di essere zen o meno, eh. È che, cioè, a meno che non può fare altri danni, e questo è possibile, io non lo so perché sono un nabbo totale di Twitch, se posso solo scrivere tipo ho donato 1 milione, e vabbè, fai una volta, 2 volte, 3 volte, poi basta. Cioè, da ragazzino facevo pure io scherzi di decisamente di pessimo gusto, quindi non me la sento di mettermi a moralizzare. Ciao Alex. Farsi pubblicità? E come si fa a fare pubblicità? Che c'entra? Dici che adesso farà un video di 3 ore con Michael Jackson che dice ciao Seti bro, ciao, vedete, sono famoso, mi salutano. Dai, ma che miseria di esistenza è su, cioè non ci posso credere. E se anche fosse, voglio dire, ma che visibilità porta una roba del genere? Tanto tra un minuto lo faranno tutti, sarà la cosa più nota del mondo, non funzionerà mai. Dai, su. Sì,
Sì, ma cioè, che ci fa questo video in cui ci sto che gli dico ciao? Che visibilità è? Cioè, lui se lo riposta sul suo canale, no? Che c'ha sempre tre viewer, tre follower. E che ha guadagnato? Che quei tre follower dicono, ah, meno male che adesso ti ha salutato, adesso è tutto più bello. Tieni, prendi i nostri soldi. Cioè, non mi sembra un grosso piano. Cioè, potevo capire la cosa di dire, controlla su PayPal, allora uno va su PayPal, mi vede la tastiera, mi ruba la password, che ne so. Cioè, quella roba lì già mi sembrava più sensata. Infatti, ieri ho spostato la tastiera apposta perché dico, boh, cioè, se uno deve fare. Cioè, qual è il motivo per fare una cosa del genere? Quale può essere? Cioè, o è un furto con destrezza, oppure è la cosa più cretina che ho mai sentito in vita mia. Ma sì, cioè ma. Boh. Comunque ripeto, cioè per me è proprio non è un argomento neanche, nel senso. Vabbè, ma almeno posso dire una cosa, quello c'ha un perfettamente senso, cioè è un oggetto che tu prendi, compri, vendi, no? Quindi a meno che c'è qualcosa che mi sta sfuggendo di quel processo lì, quello che ci fa?
Forse è stato mio su Twitch. Non è incollato, sì, è giusto sullo scotch, è nastrato su due lati. Se no mi si sposta di continuo, no? Vabbè, finché siamo pochi. O poi se diventano tanti e diventa una seccatura che non riusciamo più a parlare, schiudo Twitch. Su Twitch ci sto finché è divertente. Di uno che ieri è arrivato ha detto, e praticamente mi è apparsa una scrittina verde in chat, ho scritto che questo ha donato 150 euro, e quando gli ho fatto la domanda ha detto no, ma sei pazzo, perché hai fatto questa cosa, mi ha pure risposto, e poi mi ha scritto di mi saluti, e io ho detto vabbè certo, ciao, ovviamente poi non era vero niente, come era anche logico aspettarsi. Io però capisco niente, se vedo uno che fa una cosa gentile mi sembra tipo impossibile, quindi mi sono messo a ringraziarlo ovviamente. E poi giustamente è arrivata la Twitch Police che mi ha detto no, questo è un buffone.
Grazie Vincenzo. Ah, mo dobbiamo mettere il colore, oh. Siamo ancora lontanissimi dalla fine. Cioè, lontanissimi. Grosso è fatto. Il colore sarà una roba rapida. Credo, spero. C'è anche il rischio che vada tutto malissimo. Infatti, mo faccio una scansione a questo disegno. Almeno se fallisco non va perduto. No, no, colore su carta. L'obiettivo di oggi è quello di provare a saltare il digitale nel mio nuovo processo di disegno e colorazione delle pagine del fumetto nuovo che sto progettando. Poi nei prossimi giorni faremo principalmente studi di personaggi, character sketch, credo, e pose, espressioni. Saranno delle live più brevi, un po' più di chiacchiere. E perché nel frattempo devo andare avanti con la scrittura, quella non è affatto interessante da vedere in live. Soprattutto sarebbero centinaia di milioni di spoiler, quindi. C'ho il vicino che si sta a cucinare l'ira di Dio. C'è un odore in casa incredibile. No, Inktober non lo faccio mai. Mi piacerebbe, eh? Lo trovo una roba bellissima, però non lo faccio mai. Ho proprio un problema grosso di tempo e voglia, dai, diciamola pure tutta. Nel senso, il tempo uno poi lo trova, eh? Però, boh, mi diverto più a giocare a Tekken. Lo confesso squallidamente. Cioè, se ho un'ora di tempo libera, magari mi metto a fare quello. Cioè, proprio che non devo fare niente, assolutamente nulla, non ho manco d'uscita. No, corro, vado a fare sport, qualunque altra cosa, ma non mi viene di fare l'Inktober, sono onesto. Però trovo che sia un'iniziativa super figa e non credo che quelli che lo fanno siano né dei perditempo. Trovo sia una cosa molto bella, mi piace. Non sono un detrattore dell'Inktober. Ok. Più o meno ci siamo, direi.
Ora devo fare due valutazioni. Ok, Rastnet, a dopo. Due valutazioni importanti, cioè o... A parte qua mi sono scordato un dettaglio. O isolo il personaggio con la maschera, con il rischio che però se non lo maschero perfettamente mi si macchia e mi darebbe molto fastidio. Molto fastidio. Oppure perché allora diciamo nel disegno finale mi prendo un appuntino di questa cosa, anzi, tra parentesi. Nel disegno finale ci sarà l'ombra portata di lui sul carro armato, perché lui sta in un fascio verticale di luce, che è questa riga che vedete non so se si intravede, uno schizzo sotto. E quindi ci sarà una parte qua di luce, un occhio di bue, ok, su che lo illumina. E che sarà bianco, tipo, proprio luce sparata di mezzogiorno, no? E quindi la parte, diciamo, fuori dal cerchio di luce del carro armato avrà il suo vero colore, il colore vero del carro armato, che sarà anche il colore dell'ombra del ragazzino. Quindi sarà tutto in ombra flat, per capirci. Tranne lui, che avrà una luce addosso sparatissima e c'è da valutare eventualmente l'ipotesi di fare tutto il fascio di luce un po' più chiaro, però credo di no, credo che semplicemente illuminerò lui dall'alto e basta, quindi con tutto il resto più scuro alle spalle, non voglio fare pulviscoli, robe strane. Quindi devo capire adesso per colorarlo lui, siccome deve venire piatto, perfetto, così per capirci. E i punti di bianco devono essere bianchi e non voglio mettere i bianchi con la tempera. Sono abbastanza costretto a provare a isolarlo. Solo che con l'aerografo è un casino, a meno che non lo maschero. Dovrei usare la maschera fluida e coprirlo tutto nella maniera più precisa possibile. È un rischio, però ci posso provare. Frattempo disegno un po' di piantine su questo carro armato, mentre ci penso. Allora, vi voglio svelare un segreto. Che queste chiacchiere di ragionamento che faccio con voi, io le faccio pure quando sto da solo. Cioè parlo le ore da solo. Perché per me è il modo più semplice di ragionare. Pensare mi perdo i pezzi. Se parlo riesco effettivamente a articolare un ragionamento, soprattutto a, come si dice, poi a, cioè diventa più una cosa che ho detto e che quindi poi la devo fare esattamente come l'ho detta, no? Mentre invece se ci penso e basta sfumano i pensieri certe volte.
perdono di chiarezza. Sì, esatto. Dall'Oculus si chiama, del Pantheon. Sì, oltretutto mi aveva molto colpito questa cosa perché Chomsky, che è un filosofo, linguista, attivista politico, insomma ce l'ha tutto lui, spiegava che praticamente c'è stato questo teorico del linguaggio, neuroscienziato, non so esattamente, credo sia un semiologo però, che in realtà ha dimostrato che il linguaggio non è prima di tutto una forma di comunicazione, ma è un sistema per pensare. E poi in secondo è un side effect il fatto che si usi anche per comunicare, ma è prima di tutto un sistema per pensare. Perché gli animali pure, dice, comunicano, no? In maniera più o meno precisa, no? Ma quello che rende unico l'uomo è che usa il linguaggio per pensare. No, ti sbagli, non ho mai partecipato a videogiochi, purtroppo. È un po' un sogno della mia vita, francamente. Però, no, no. Videogiochi. Non ci siamo. Ah, ma magari. Invece questa roba di avere la matita marroncina per tutto quello che è corpo e la linea a grafite per staccare meglio il davanti e il dietro, funziona bene. Cioè gli edge ripassati a grafite sono mega efficienti, devo dire. E comunque si mantiene vivo lo stacco della figura inchiostro, no? Create un bel rapporto fra la figura davanti e dietro. Ciao Vasilius. Ok, abbiamo finito di ricalcare, direi. Mancano un po' di crepettine e piantine qua e là.
Poi mi sa che mi ritirerò per deliberare la prossima mossa. La verità è che devo uscire a pranzo. E poi così facciamo l'assalto frontale con i colori. Bene. Mi chiedo qual è la luce. È questa luce qua? No. C'è questa banda, doppia banda che mi sa che è il refresh del neon. Vediamo un po'. Guarda, sicuramente io se tutto va bene ho un appuntamento all'una e mezza, fra l'una e mezza e le due. Devo uscire, andare a prendere un libro da Feltrinelli, che è qua dietro, qua vicino. E poi però dovrei riuscire a fare tutto con questo mio amico che mi dovrebbe dare pure uno strappo. Quindi diciamo che nella peggiore delle ipotesi alle 3 sono online. Alle 3, diamoci questo appuntamento. Secondo me alle 3 facciamo tutto. Ok. Pure a me sono molto curioso. Cioè, l'idea è quella di arrivare a un colpo d'occhio che è questo, senza però il passaggio in digitale. Come dicevo ieri, dopo un po' di tempo che mi sbattevo. Qui ad esempio ora è macchiata la testa, non ci fate caso, però sono riuscito a ottenere qui sull'incarnato la tinta piatta perfetta su carta, che è una roba che un po' ho cercato per anni, ok? E quindi finalmente dovrei riuscire a fare un salto tra digitale e analogico che comprenda anche le tinte piatte senza particolari danni. Sì, sempre mio. Poi i frame dei cartoni si fanno societato. Avete mai visto un frame di un cartone animato? Un po' da parte, alcuni sono appesi, ma riprendo le cornici. Sono colorati su carta trasparente, no? Dai, grande, l'ho regalata a Michael e Mirko recentemente allo Spank. C'ho due cosine piccoline di. C'è un mazzinghino piccolo piccolo che corre. Conan. C'è un conanino bello. Era l'unico che mi potevo permettere, costavano un occhio della testa quelli più belli. E poi c'ho tutta una sequenza di Jaggi, di Kenshiro.
quando Cane gli fa, gli scotta i punti di pressione, no? Aspetta, vi porto quelli incorniciati che sono più fighi. Questi devono ancora trovare una posizione. Però è così, non si fanno su carta i frame di animazione. O meglio, non generalmente, poi dipende che tipo di tecnica di animazione utilizzare, quella classica. Si colorano con gli acrilici da dietro. Faccio un 004 che prende un pugno in faccia. Un Gilmore che stava dentro alla città di 004, così si siano sbagliati a darmelo, però ce l'ho. Danpei di Rocky Joe, bellissimo, questo qualitativamente è più bello che ho. E un Trider G7, che è il mio robot preferito, di quelli 70 samurai. Puoi postare tutti i link che vuoi, nei limiti che non sono poi cose orrende. È bellissimo! Molto bello. Dove l'hai comprato? In Giappone o online? Mazza, stupendo, un farone.
impiattisco sti grigi, eh? Dipende, dipende. Secondo me ce ne avranno di più in futuro. Quelli che sopravvivono, perché poi si rovinano molto facilmente, li devi tenere protetti, eh. Mi raccomando, sennò ti si sgretolano. Cioè, se lo tieni in cornice, tienilo in una cornice con vetro, con una protezione UV importante. Oppure tienilo in un punto dove non ci batte mai il sole per nessun motivo al mondo. Cioè, quello sicuro. Però se stai addirittura in una stanza illuminata in maniera indiretta, meglio ancora. Io tengo in un corridoio dove proprio non arriva la luce diretta mai. Sono estremamente delicati. Ah, figurati, vabbè. Allora no, se non li esponi non c'è rischio. Ci siamo. Direi che la base è pronta. Sono indeciso se disegnarmi una linea per l'ombra. Oppure leggerissima.
C'è ragione. Manca. Grazie. Ok, ma butto, faccio una scansione al volo, così almeno ho un backup. Se le cose dovessero mettersi proprio male male, lo coloro come quell'altro. Però di sicuro viene meglio col fatto che ho la linea colorata adesso. Dai. Ci vediamo là fra un pochetto, fra un'ora e mezza, alle 3, ok? I'll be back in an hour and a half to start the color process. Ciao a tutti!